in collaborazione con Salutiamo i nostri ospiti, salutiamo Ennio Toniuti e Giancarlo Tabacco, entrambi dell'FNP CISL. Toniuti dell'Udinese, FNP CISL invece dell'Alto Friuli, Tabacco. Buonasera. Buonasera, come state? Tutto bene? Tutto bene. Ecco, tutto qualcosa bene. Si sta muovendo, no? Sì. Rispetto alla scorsa settimana. Almeno pare che un primo accordo sia stato raggiunto, sia stato siglato oggi, no? Nelle ultime ore. Per quanto riguarda le pensioni, qualcosa, qualcosina in più si sa. Qualche notizia. Perlomeno qualche certezza, no? Dio, speriamo che poi si trasformi in certezza, qualche notizia. Qualche ipotesi in più. Siamo solo ancora a livello di ipotesi. Beh no, è un accordo, sembra che sia un accordo politico. Fin quando non c'è scritto nero su bianco. Però sono interessanti i contenuti di questo che dovrebbe essere l'accordo, perché coglie alcune difficoltà che anche il mondo sindacale, soprattutto il mondo sindacale, aveva fatto presente, e soprattutto per quel che riguarda il rifinanziamento dell'app social, quindi il mantenimento delle condizioni sia per i precoci che per i lavori gravosi, eccetera, senza l'applicazione dell'aumento per l'attesa di vita, e confermata anche l'opzione donna. E sono dei paletti abbastanza importanti e interessanti. Vi siete tanto lamentati a livello di sindacato, ho detto non ci ascoltano, invece mi hanno ascoltato? Il sindacato l'ha detto, anche il confederale, non solo la CIS, che la quota 100 è la base di inizio di discussione, perché non è risolutiva dei problemi della flessibilità di uscita, perché è penalizzante, ormai è dimostrato, nei confronti dei giovani, soprattutto delle donne, e quindi su questo l'APE social dà una mano a evitare maggiore discriminazione, però non è sufficiente. Ecco, ricordo, scusate, ai nostri amici telespettatori che se vogliono possono intervenire 0432573517 oppure inviando sms al 393-186-1551. Cosa dite? Cioè, Tabacco voleva aggiungere ancora qualcosa? Vedo che ci sono dei messaggini si avanzati. Si parla sempre, anche ieri sera il primo ministro Conte ha detto che ci saranno delle penalizzazioni. Ma se ci sono penalizzazioni, nel senso che verranno messi dei paletti tipo divieto di cumulo tra pensione e lavoro, parlo sempre della quota 100, che ci sia un limite magari per il conteggio dei contributi figurativi, si parlava di contributi figurativi fino a 3 anni, non di più, questo può essere una penalizzazione. Altre penalizzazioni, perché anche ieri sera si diceva che si va in pensione con meno. No, si va in pensione con i contributi effettivamente, con gli anni di contributi effettivamente versati. Quindi, come tutti quelli che sono andati in pensione anche prima, hanno avuto la possibilità di scegliere, magari forse in maniera un po' più elastica, di andare o prima o dopo, oppure anche per quelli della pensione di vecchiaia, hanno lavorato e maturato 20 anni, prenderanno per 20 anni. Hanno maturato 40, prenderanno per 40 anni. È logico che adesso, se uno anticipa la pensione, ha la possibilità di anticipare la pensione a 38 anni anziché a 42, ecco, di lavoro, quindi mettiamo 5 anni prima, perde sicuramente i benefici di 5 anni di contributi. E questa non è una penalizzazione, è una scelta comunque. Ecco, io vi leggerei i messaggi, no? Avanzati, buonasera, vorrei chiedere se ho pagato 20 anni di contributi, posso avere la pensione e a quell'età posso andare, avendo tra l'altro
la reversibilità di mio marito, statale, deceduto nel 2012, 22 anni, quindi i contributi, 62 anni di età. Beh, sicuramente ha diritto... Intanto ha già una pensione, no? È già fortunata perché ha una pensione, vabbè, di fronte alla fortunata, fortunata, sì, relativamente, ma almeno ha un introito. Certo. E quindi adesso deve attendere... Deve attendere l'età pensionabile, che con il prossimo anno sarà di 67. Lei ha detto che ha 62 anni di età, quindi è rimasta anche dovrebbe dare giovane la 4 signora. Anni, probabilmente fra 4 anni sarà aumentato ancora di qualche mese. Adesso non di preciso le tabelle qua non le ho. Quindi se non 67 e 3 mesi sarà 67 e 8 mesi. Quindi, comunque avrà sicuramente diritto, dopodiché bisognerà capire, diritto alla pensione, però bisogna capire quanto. Sul quanto naturalmente incide l'importo della pensione del marito. Quindi per un'eventuale integrazione al minimo, eventuale integrazione al minimo, perché 22 anni dipende da cosa ha fatto quando ha lavorato, direi che difficilmente riesce a maturare i 500 euro di oggi. Comunque potrebbe anche essere, ma per un'eventuale integrazione al minimo bisogna vedere quanto prende dal marito. Beh, su questo diamo anche un po', rincuoriamo la signora dicendo che comunque il sindacato sta insistendo sull'eliminazione dell'automatismo per l'adeguamento per l'aspettativa di vita e quindi che non si allontani l'età, cioè che non sia sì, come l'età. Sembra abbiano fatto adesso per gli anticipi, per l'APE, quindi precoci, social, APE social e anche la volontaria, sì. Ecco, quindi sembra siano state prorogate e anche bloccate l'aspettativa di vita. Sarebbe, almeno per quanto ci riguarda, sarebbe auspicabile che questo meccanismo, questo blocco potesse anche essere attuato per le pensioni di vecchiaia, che forse, essendo già 67, insomma, credo che insomma, è un'età abbastanza buona, diciamo così, e utile per poter andare in pensione. D'altronde nel pacchetto c'è la flessibilità d'uscita, meno quella del sindacato, 62 anni, indipendentemente dai numeri di contributi. C'è la proposta che era in pratica è acquisita anche dalla compagine governativa, quello dei 41 anni dei contributi. Il sindacato vuole 41, non altri spiccioli, 41. Cioè cominciare a creare una modalità di uscita facilitata per chi non è in grado di continuare a prestare la propria attività. Vado, visto che discutete su una norma ancora in fieri, non è chiaro l'oggetto del contendere, il patronato a chi per lui, perché racconta cose approssimative. Questa è firmata Fulvio ed era arrivata alle 23.06 di mercoledì 31 ottobre, quindi nel momento in cui c'era la replica della trasmissione. Beh, credo che il patronato non dia informazioni approssimative. Il patronato dà, come stiamo dando noi adesso, delle ipotesi di quello che si sente, da quello che si legge e da quello che soprattutto, come ieri sera, il primo ministro lì dice. Quindi, dopodiché, considerato che anche i nostri governanti ogni giorno cambiano idea, oggi dicono una cosa, domani un'altra, questa benedetta quota 100 ormai sembra comunque acquisita e quindi si andrà in pensione, almeno da quanto si sente, la prima uscita dovrebbe essere in teoria il primo aprile per chi ha maturato i requisiti entro o maturerà i requisiti entro il 31 di dicembre e quindi sono solo ipotesi, non è che siano cose approssimative. È logico che il patronato, come noi qua e come tra l'altro anche i politici, non hanno ancora
letto, perché non è stato scritto come saranno le regole. Quindi... Vediamo l'altro messaggio. Sì, prego. Vorrei aggiungere qualcosa. Beh, sì, non è che ci sia oggetto di contendere, cerchiamo di inserire degli argomenti di ragionamento su quello che sta avvenendo, sapendo che come sindacato, al di là delle forme ufficiali e anche canoniche, con cerimonie eccetera, c'è un lavoro di rapporti, di confronti con i politici, i tecnici, dirigenti eccetera, per cercare di evitare il più possibile degli errori o delle discriminazioni. Quindi il pacchetto delle proposte che noi abbiamo e abbiamo presentato non è presentato lì una carta e li finisce, c'è un ragionamento continuo. E quindi è bello anche che chi segue capisca che c'è un lavoro, un avvicinamento a degli obiettivi, il tentativo di evitare discriminazioni, l'attenzione alle cose che non sempre al politico vengono in mente. E su questo io lamento ancora, tuttora, che formalmente non è stato aperto un tavolo di contrattazione con il sindacato su questi argomenti. Come rispondiamo a questo messaggio? Vorrei sapere a quanti anni la pensione di vecchiaia. Grazie. Sta appena arrivato. Pensione di vecchiaia è 66 e 7 mesi fino al 31 dicembre 2018, 67 dal 1 gennaio 2019, dopodiché, tre mesi, dopodiché non dovrebbero essere... indicazioni non ci sono. No, perché sono i dati statistici che fanno scattare l'aspettativa di vita. Sembra che il prossimo, siccome adesso è biennale, sembra che il prossimo biennio non scatti. Non scatti nulla. Però sono dati sembra. In teoria comunque se, non dico adesso per fortuna o per disgrazia, l'aspettativa di vita dovesse diminuire, comunque anche le decorrenze della pensione dovrebbero... Dovrebbero, come la benzina, cala il prezzo del petrolio e la benzina sale di prezzo. Va bene, sì. Bene. Bisogna essere ottimisti. Ci facciamo una piccola pausa, andiamo in pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante. Rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio. Vediamo subito il messaggino appena arrivato. A che punto è la quota 41? L'aspettativa di vita per il 2019 è bloccata, Orianna? Allora, per quello che riguarda le app social, per quello che riguarda... L'aveva già anticipato, quindi no? Quella sì, sembra sarà bloccata. Per la vecchiaia invece no. Quindi col primo gennaio scatterà... Quindi continua come prima. Esatto. Il discorso, quindi lo smantellamento, diciamo, della Fornero, scusatemi, gennaio, non era... A gennaio viene già stabilito che scatta, insomma. Ecco. Non c'era in aria lo smantellamento della Fornero? Ma la Fornero è fatta di tanti dati e di tanti fatti. Il più grosso lavoro di svuotamento era stato fatto con l'app social. Questo bisogna che ce lo ricordiamo che è così. E dopodiché alcuni paletti dovrebbero essere ulteriormente ritoccati. Beh, oggi come oggi comunque viene solo aggiunta, diciamo così, una possibilità in più per poter andare in pensione, questa però, benedetta quota 100. Però sembra che sia... Di fatto tutte le regole, i paletti che dir si voglia della legge Fornero rimangono, tant'è però, che più di qualcuno usufruirà della legge Fornero piuttosto che della quota 100. Abbiamo un messaggio, buonasera. Questo no, comunque WhatsApp. I 41 anni restano un obiettivo del sindacato e mi pare anche quello delle forze di governo . Di riuscire a trovare una modalità finanziaria che non costa poco per creare questa finestra fissa, 40 anni di contributi indipendentemente dall'età. E resterà per pochi, perché 41 anni di contributi ormai è un sogno per tanti, però quantomeno... C'è l'impegno ad arrivarci. Se c'è la possibilità in pratica di aggiungere qualcuno a quei 400.000 che dovrebbero andare in pensione con la quota 100, insomma. Buonasera, possiamo andare col messaggino? Mi date il là? Posso? Prego. Vado. Volevo sapere,
Questo è un, ho detto, questo è un WhatsApp. Volevo sapere, per cortesia da voi, se con 35 anni di contributi maturati ad agosto 2018 e 57 di età, essendo statale con un'invalidità del 60%, posso uscire con opzione donna. Grazie e buona serata. Eccoci. 35. Torniamo a vedere. Sì. 50. Allora, 57 anni di età, 35 di contributi maturati ad agosto 2018. Statale, invalidità con 60%. Vabbè, il discorso dell'invalidità non c'entra. Non incide. No, sull'opzione donna, dico la verità, non è che sia molto... cioè, c'è la possibilità, è anche stata, sembra che venga anche prorogata, però il fatto di aver maturato i 35 anni... 35, al 15. Dovrebbe farcelo. Quest'anno dovrebbe farcelo. Sì, dovrebbe esserci. Il discorso rimane comunque che l'opzione donna, almeno dal mio punto di vista, non è che sia molto conveniente, perché tra fatti conteggi sicuramente rispetto ad andare in pensione coi tempi normali, oppure avendo 35 anni potrebbe sicuramente avere il calcolo misto e non proprio tutto contributivo, ci rimette abbastanza, insomma, ecco. Il consiglio, signora, passi al patronato INAS più vicino, faccia fare bene i conti e vedere anche quanto le viene riconosciuto economicamente e quanto di differenza potrebbe avere andando in pensione più in là. Dopodiché, se le esigenze, è costretta ad andare in pensione, è logico che si prenderà quello che è. Comunque, al di là dei messaggini, dei WhatsApp, non è male anche il confronto diretto, no, con i nostri telespettatori. Quindi è un invito. Va bene i messaggini, i nostri ospiti sono felici di rispondere ai messaggini, ma anche le telefonate, no? Servono aiutare appunto a capire. Quindi 0432 573517 per mettersi in contatto con i nostri ospiti. Andiamo avanti. Un'altra cosa che volevo dire sempre riguardo alla quota 100, che viene sbandierata in lungo e in largo, è il fatto che magari si liberano i posti per assumere altri. Ecco, anche qui non si riesce a capire queste, cioè che ci sono considerazioni contrastanti tra loro, perché qualcuno dice che non verrà riassunto nessuno, qualcuno dice che verrà riassunto uno, cioè andando via uno ne assume due, qualcuno addirittura tre, e allora siamo sempre lì come per i conti. Però leggevo anche torniamo al discorso che la matematica resta comunque un'opinione. Leggevo comunque considerazioni sul fatto che tanti ne escono e tanti ne entreranno, perché ci sono anche di queste considerazioni. Ma se mettono certi vincoli è un discorso, magari dovrebbero scriverlo, però, che qualora va via uno con la quota 100 dovrebbero scrivere addirittura devono assumerne due, specie qui si parla sicuramente del pubblico e anche dei dirigenti, nel senso va in pensione un dirigente, assumono due giovani. Ci sono due paletti su questo, il primo è che non è obbligatorio. E quindi dovrebbero metterlo obbligatorio. Quindi l'influenza massima è sul pubblico impiego. Il pubblico impiego però è quello che ha meno attività gravose e quindi è forse il meno incentivato ad uscire prima. E quindi vantaggi occupazionali ci potrebbero essere, ma non credo che può esserci l'uno su uno, però io non vedo quello grosso sfollamento, almeno per l'esperienza che io ho. Nel privato sono occasioni queste per sfoltire un po' e per andare ad assorbire i soprannumeri che comunque le aziende trovano. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono una pensionata della provincia di Gorizia, da Monfalcone. Sì. Vorrei un chiarimento. Prego. Mio marito è mancato il 30 di aprile. Io sono pensionata al minimo, no? Sì. Mi hanno tolto la quattordicesima. Non mi aspetta niente dei mesi prima.
Non credo, nel senso che il limite di reddito è annuale e quindi si presume che con la pensione di reversibilità superi i limiti di reddito e di conseguenza non gliel'hanno data, insomma. La minima mia è la sua reversibile, sarò sui 1000. Sui 1000 diciamo che... Ancora non mi hanno precisato quanto avrò al mese. È sul confine. Comunque, no, il discorso è anche questo, che se hai i 1000 euro netti a questo punto, penso, o lordi. Ho tirato 1000 euro, ecco. Ecco, quindi sono netti, quindi andrà sul lordo. Probabilmente a fine anno forse potrebbe, insomma, rimanere sotto i limiti di reddito, perché è sul confine. Se è mancato in aprile, quindi percepirà la pensione di reversibilità per 8 mesi e quindi dovrebbe in qualche maniera, potrebbe, ecco, rientrare. Comunque anche qua, visto che lei è lì ai limiti, è meglio che si rivolga al patronato lì, che a Monfalcone sicuramente abbiamo la nostra sede, e lì sicuramente gli faranno i conti e vedranno se eventualmente fare la domanda, perché nel caso che non gliel'abbiano data si può fare la domanda se rientra nei limiti di reddito e quindi percepirà anche a distanza, insomma, ecco. Le do intanto... essendo invalida al 100%, non mi aspetta qualcosa in più? Allora, il discorso è valida al 100%, no, non aspetta nulla. Allora, il riconoscimento dell'invalidità del 100%, a che età lo ha avuto? Io adesso il prossimo 14 compio 88 anni. Sì, ma e sono 3 anni che sono invalida. Che è stata riconosciuta, quindi in pratica non ha diritto a niente. No. Ecco, comunque avrà diritto diciamo agli assegni familiari se la pensione del marito è di categoria SO, chiamiamo così, oppure non so se dello Stato o dell'INPS. Comunque passa in patronato, signora, che le risolvono questi problemi, questi perché sono problemi particolari. Comunque con l'invalidità può aver diritto penso a un 50 euro circa di assegno familiare. Se... Ah, quelle aiuto no. 50 euro? No. Beh, non è un aiuto. È un assegno di famiglia. È l'assegno per il nucleo familiare che è riservato ai superstiti di pensioni che il dante causa era dipendente, non autonomo, mi raccomando, e quindi faccia la domanda. E non ci sono limitazioni di reddito per queste? Sì, ci sono le limitazioni di reddito, quindi dovrà portare la dichiarazione dei redditi. Fare RED, no? Sì. O l'ISE? No, per l'assegno familiare deve fare la domanda, diciamo che ecco. il RED è troppo poco. Vada in patronato. Le do comunque una buona notizia, signora. Aspetti, signora, aspetti che Toniuti deve darle una buona notizia. Dal 1 gennaio è confermata il ripristino della rivalutazione automatica delle pensioni, almeno dall'accordo di questo pomeriggio, fino alle pensioni nette di 2000 euro, oltre che comincia il raffreddamento. E quindi, con il riconoscimento, quanti soldi? L'1% dal 1 gennaio. No, ancora dovevano stabilire. Sì, comunque circa l'1%. Insomma. Beh, piuttosto che niente. Beh, Alcalea. L'importante è che sia stato confermato, questo sì, perché... Fino ai 2000 netti. Vi ringrazio tanto. Grazie a lei, signora, per aver chiamato. Sì, buona serata. Buonasera a lei. Noi andiamo invece, in pausa, 20 secondi. Che cosa deve dire Tonino? No, dopo. Lo diciamo dopo. Io invece vorrei dire alla signora che ha telefonato sul telefonino di chiamare lo 0432 573517 sul cellulare, solo messaggini e WhatsApp. Ci vediamo fra poco. Ed eccoci nuovamente in studio. Tabacco si è portato tutta una pila di carte, se non ci sono, perché aveva se non ci delle sono, indicazioni. Altre cose o altre richieste, si potrebbe parlare un po' anche delle rendite INAIL. Rendite INAIL,
naturalmente per invalidità o inabilità riscontrate durante il periodo di lavoro, sul lavoro diciamo così, quindi hanno diverse connotazioni, sono delle, rimangono inabilità permanenti, diciamo così, oppure anche temporanee. Per quel che riguarda la inabilità permanente, ha una invalidità, deve essere riconosciuto per un'invalidità superiore almeno al 15%. Di conseguenza la rendita derivata può essere goduta fino a naturalmente al decesso. Per quanto riguarda invece le invalidità riconosciute dal 6 al 15%, viene data un'indennità una tantum che può, diciamo così, essere stabilita tra i 2.788 euro con un massimo di 26.000 euro. È logico che vengano determinate in base alla invalidità, in base all'età e in base naturalmente a quello che percepisce durante il periodo di lavoro. Io direi, se lei è d'accordo, di sentire chi c'è in linea adesso. Pronto, con chi parliamo? Buonasera. Ah, salve, buonasera. Buonasera. Buonasera, sono Straulino Tiglio, chiamo da Sutrio. Buonasera. Buonasera, mi sembra impossibile di aver preso la linea con la fortuna che ho. Comunque, perché? Buonasera. Perché ha fatto fatica? Perché sono fortunato come un cane in chiesa. Comunque stasera sono con voi. Ecco, noi siamo contenti. Ci fa piacere. Buonasera a tutti. Che voce simpatica. Sono un po' tanto arrabbiato, sì, con questa quota 100, con questa quota 100. Perché no, non è possibile che uno lavora 60, cioè che uno lavori 38 anni con 62 anni di età e che vada in pensione. Io ne ho già 41 anni di maturati di pensione, ne ho 60 anni, devo ancora lavorare 2 anni, cioè ne vado con 43. Cioè, mi sembra una cosa impossibile che il governo faccia una cosa del genere. Cioè, ci aiuti qualcuno, ci aiuti. Perché non è possibile, uno lavora 5 anni di meno di me, io devo maledire mia mamma che mi ha fatto 2 anni. Però aspetti, lavora 5 anni di meno, sì, ma prende anche la pensione in rapporto, più alta, no? Sicuramente. Come stava spiegando? Saranno sciocchezze secondo me. Dico io, no, ho sbaglio. Ma so che avevate fatto un po' di calcolo voi, sì, no? Sì, beh, sicuramente. Purtroppo oggi stanno decidendo in questo senso. Ecco, quindi c'è il discorso, comunque, come diceva prima il collega qua Ennio, che è aperto, sembra, io ho qualche dubbio, ma comunque lui è più ottimista, ecco, rispetto alla quota 41. 41 senza limiti di età. A qualsiasi età, ecco. Quindi, però oggi come oggi l'aspettiamo per la fine del prossimo anno. Non so se potrebbe o potrà usufruire del discorso dell'anticipo di pensione come precoce. Ah, beh. Sì, ma io ho la precocità perché ho iniziato a lavorare a 14-15 anni, però dopo vogliono i lavori usuranti, vogliono quello, beh, cioè non è che si capisca bene questi lavori usuranti. No, diciamo che ci sono un 5-6 vincoli che basta comunque adempiere a uno solo. Io ho fatto per 25 anni la notte. Adesso è 10 anni che non lo faccio, però perché non potevo più, non vale più niente. Non vale che lavoro niente. Faceva, se non siamo io troppo Io lavoro indiscreti. In fabbrica, signora, è 37 anni che lavoro in fabbrica e 4 anni li ho fatti prima. Però i 25 anni che ho fatto in fabbrica di notte non valgono più. Oggi come oggi no. Vede. E allora non è che mi valga anche il mio lavoro precoce, anche se ho iniziato a 14 anni, 15 anni. Comunque, guardi, io le do un consiglio. Passi al patronato INAS e vedere esattamente col tipo di lavoro che ha fatto. Sì? Perché ci sono 15 tipologie di lavoro che possono usufruire. No, ma bisogna capire oggi come oggi che cosa fa. Appunto. Quindi deve fare negli ultimi 7 anni. Vada in patronato a vedere esattamente le cose e non è detto che non ci sia anche la sua casistica. Va bene.
Okay? Ci aiuti lei, signora, che è inquadrato adesso con i 41 anni però, ci aiuti, grazie mille. La signora è giovane, ci aiuta senz'altro. Grazie mille, buonasera, buonasera. Va bene, grazie per aver chiamato. Allora, vediamo perché ci sono anche dei messaggini arrivati nel frattempo. Buonasera, scusate, ma non capisco più niente. Sono una donna di 53 anni e 35 di contributi. Quando posso andare in pensione? Beh, 53 anni, diciamo che per fortuna sua è giovane. Cioè, è giovane e quindi sicuramente dovrà in qualche maniera arrivare più in là. Oggi come oggi è un po' impossibile stabilire e dire quando potrà andare in pensione. Penso a questo punto che potrebbe arrivare a 42, quindi se ha 57, in pratica ancora, a 53 e ancora 7, quindi a 60 anni potrebbe andare. Però siamo ancora molto lontani dalla verità, insomma, ecco. Poi non si sa, magari anche a 57 anni, quindi fra 4 anni, se c'è ancora in corso il discorso dell'opzione donna, potrebbe fare una valutazione se le conviene o se non le conviene. Sì, ripeto, per fortuna sua, insomma, è ancora giovane, quindi... Comunque dai 7, almeno che almeno 7 anni oppure anche 6, se va in porto il discorso dei 41. Di 41 anni, quindi vediamo, diciamo così, che se vediamo in pratica quello che succederà entro la fine dell'anno. Insomma. Abbiamo un altro messaggio, Toniuti, devo riprenderla? Devo riprendere all'ordine? Sì, fa bene. Buonasera, con la legge certo. Fornero, a gennaio scattano i 5 mesi in più? Grazie. Per la vecchiaia sì. Per l'ape social sembra di no, e per l'opzione donna neanche. E per i percorsi neppure, perché quella era già prevista. Diciamo no. Che è stabilito, insomma, ecco, che per quindi, la pensione... c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, per la pensione di vecchiaia a questo punto. Ma è anche per le pensioni, diciamo, tra virgolette, anche se non si chiamano più così, di anzianità. Per quelli che andranno con 43 e 3 mesi. Gli uomini e 42. 3 mesi le donne. Quindi è stabilito così e quindi salvo sempre rettifiche dell'ultimo momento, insomma, per quella categoria lì vanno ancora in pensione, subiscono insomma l'aspettativa di vita. Non so se a questo punto riprendo anche ancora un momentino il discorso. Io volevo far dire anche, visto che manca un minuto e mezzo, volevo far dire anche una cosa a Ennio per quanto riguarda le richieste del sindacato, perché me le accennate e no, c'era ancora ci sono, una piccola parte. No, ce n'è diverse, ma due che a me piace, ricordarle. Prima di, cioè, innanzitutto quella di andare a costruire una pensione contributiva di garanzia per i giovani. Sì. Per i giovani nel senso i futuri pensionati, ma fra tanto tempo, perché avranno una carriera frammentata, con molte modifiche, cambi, perdite di lavoro, eccetera. Quindi andare a costruire una modalità che gli garantisca una pensione decente. E purtroppo fra le cose che si sono sentite ancora questo non c'è. Anche se una specie di intervento su queste pensioni sembra si possa individuare. E l'altra cosa sulla quale credo sia opportuno rilanciare è quello di rilanciare la previdenza complementare, perché altrimenti non riusciremo mai ad avere pensione. Ecco, magari un buon argomento da affrontare la prossima settimana, anche perché ci sono delle proposte in piedi per quanto riguarda i versamenti non fatti più all'INPS, no? Certo. E scelte altre strade, però mancano 20 secondi, Tabacco deve concludere perché so che anche lei voleva giusto chiudere. Giusto per dire che le rendite dell'INAIL non tutte sono reversibili, qualcuna sì, nel senso che il decesso avviene per cause
riscontrate appunto nell'infortunio. Quindi è importante avere un qualche consulente che sappia in qualche maniera ricondurre l'eventuale decesso alle cause dell'infortunio avuto durante il lavoro. Quindi basta altrimenti così, di là poi in va regia. Bene. Quindi salutiamo Giancarlo Tabacco, salutiamo Ennio Tognutti e voi telespettatori per averci seguito. Noi con la rubrica Sportello Pensioni ci vediamo mercoledì prossimo sempre alle 18:15. Arrivederci. Buonasera a tutti. Buonasera. In collaborazione con